Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento della Voce del Vescovo. Siamo in compagnia di Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, che è appunto il Vescovo della Diocesi di Acireale e Vicepresidente della CEI. Buon pomeriggio. Buonasera. Ringraziamo Sua Eccellenza per l'ospitalità in questo palazzo vescovile bellissimo che si affaccia sulla cattedrale di Acireale, cattedrale che accoglie e ospita i festeggiamenti in onore di Santa Venera, la santa patrona di appunto di Acireale. E festeggiamenti che quest'anno a causa del Covid-19 saranno in forma ridotta, ma comunque non viene meno quella che è la devozione popolare nei confronti di questa santa che morì appunto decapitata, e quindi il martirio si ricorda proprio il 26 luglio e il 14 novembre ricordiamo che invece è la data della traslazione delle reliquie. Eccellenza, per ciò che concerne appunto Santa Venera, il martirio, la decapitazione, la sua predicazione, con la modernità di Santa Venera. Sì, dunque da due punti di vista desidero sottolinearla. Da una parte è proprio la sua vita in sé, che è stata una vita appunto di predicazione, testimonianza del Vangelo, annuncio del Vangelo. Oggi in una società dove italiana, nostra accese, dove il cattolicesimo è diciamo maggioranza relativa, nel senso che si riconoscono nella fede cattolica la maggioranza in termini numerici della popolazione, ma ci sono ormai larghe fette che non si riconoscono nella fede cattolica, o comunque un'altra fetta ancora più grande non si avvicina con facilità alla vita ecclesiale. E direi che forse è una delle occasioni per annunciare di nuovo la fede in senso stretto, non come riti, soltanto come riti, come devozioni popolari, ma in senso stretto, cioè che Gesù è il Salvatore, è colui che è l'unico che può dare la felicità alla nostra vita. L'incontro con Gesù, che può avvenire solo nella vita della Chiesa, della comunità, in senso stretto, è l'incontro che ci ridà gioia, felicità e speranza. Ecco, riannunciare questo anche ad Acireale, credo che oggi possa essere attuale, e annunciarlo non solo con le parole, ma con la vita dei cristiani. La vera predica è la nostra esistenza di cristiani. Un altro aspetto è quello che sempre nella vita della Santa è stata la carità, l'elemosina, il prendersi cura dei più bisognosi. E noi l'abbiamo fatto in questo tempo di Covid, l'abbiamo fatto addirittura in modo straordinario, avvalendoci anche del contributo, come sappiamo, del Comune e della comunità civile in senso ampio. E dovremmo certamente continuare a fare nel prossimo autunno-inverno e penso in tutto il prossimo anno, poiché ci sono delle ristrettezze di cui soffrono fortemente molte nostre famiglie, in quanto sono state penalizzate e sono penalizzate dalla perdita del lavoro, dalla restrizione dei guadagni. Ma un altro aspetto lo vorrei mettere in evidenza sull'attualità di Santa Venera, non solo da ciò che ci viene dalla sua vita, ma da ciò che ci viene dal culto della città, storico della città. Sappiamo che soprattutto a partire dal 600 e nel 700, quando la nostra città si è affrancata, è diventata città libera, è affrancata dai sistemi feudali, ha trovato in Venera il simbolo di questa libertà in qualche modo conquistata, ritrovata, e voler guidarsi da sé in maniera autonoma. E così come la nostra città, come tutti ci diciamo in questi anni, avrebbe bisogno di una certa rinascita, di un certo rilancio, di una ritrovata vitalità, io in qualche modo desidero sperare e lanciare l'ipotesi e l'idea che questo possa accadere anche, non solo, ma anche nel segno di Venera, giovane, donna, quindi femminilità, quindi generatività, quindi speranza, quindi capacità di tenere insieme, che è tipico della femminilità. Spererei di poter fare io stesso, come diocesi, nei prossimi mesi, delle iniziative che spero possano portare le diverse componenti della società acese a riflettere insieme sul futuro della nostra città. Bene, a proposito di Covid-19, lei prima ha ricordato i momenti difficili e la Chiesa che è stata appunto in primo piano nell'aiuto dei più poveri, di chi è che perdeva tutto a causa della chiusura, del Covid e tutto quello che creava. Lei, Sua Eccellenza, è stato particolarmente vicino a noi fedeli. Ora la domanda che le faccio con le dirette Facebook e tutto il resto. Il Covid, l'emergenza che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, in cosa ha cambiato, se ha cambiato in generale e nel particolare nella nostra diocesi,
il rapporto fedeli-chiesa? È presto per poterlo dire con la distanza necessaria per giudicare dei fatti. È prima perché noi siamo ancora dentro la pandemia, non ne siamo liberi, anche se apparentemente leviamo mascherine, la distanza sociale si rispetta e non si rispetta, ma i casi ci sono, si rischia che aumentino focolai qui e lì. Primo, siamo dunque troppo dentro. Secondo, non ne abbiamo, poiché è arrivata l'estate, e l'estate spesso è motivo di frequentare un po' meno la messa, andare più in giro, essere un po' più distratti, non riusciamo a misurare davvero se la vita normale del catechismo dei ragazzi, gli oratori, l'attività estiva con i giovani, con i bambini, la stessa ripresa con gli anziani, portare nella casa la comunione non è sempre facile perché ancora molti anziani non la vogliono. Dunque le attività non sono ancora riprese. Devo dire che si osserva da parte della gente in generale un calo che era prevedibile dopo una forte affluenza attraverso i media ai riti, alla preghiera. C'è un calo di nuovo, un ritorno a una tiepidezza che era tipica dei tempi precedenti il Covid. Ma per capire bene davvero se ci sarà una nuova intesa, credo che bisogna aspettare ancora parecchi mesi. Temo che ci sia invece uno scalone al ribasso, ma da parte della nostra comunità ecclesiale, quindi dei parroci e delle persone più impegnate nella Chiesa, invece dovremmo, secondo me, tentare di rilanciare con nuova energia anche proposte nuove, per tentare di riproporci alla riapertura di settembre o di quando potremo pienamente riaprire, con alcune proposte un po' più innovative che incrocino l'interesse, i bisogni, la voglia di famiglie, di giovani, di anziani, delle persone, insomma, delle diverse componenti della nostra società. Grazie Eccellenza, noi siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, ringraziamo Sua Eccellenza per l'ospitalità e per la disponibilità, grazie. Prego. A voi per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima edizione.